nostro punto di vista, come presidente del gruppo appunto di Area Popolare, noi abbiamo fortemente chiesto la calendarizzazione prima della discussione delle unioni civili delle mozioni sull'utero in affitto. E lo abbiamo fatto per un motivo molto chiaro, perché i patti di maggioranza si mantengono, tanto più si mantengono su temi così importanti e così delicati che hanno visto un confronto, un dibattito e anche una mediazione ovviamente tra le diverse sensibilità rappresentate in Parlamento, in particolare quella che il gruppo di Area Popolare ha rappresentato con convinzione e con forza. Avevamo detto che eravamo a favore delle unioni civili come riconoscimento, a partire dalla sentenza della Corte Costituzionale, di unioni sociali, diritti e doveri per vivere liberamente la propria affettività anche tra persone dello stesso sesso. Avevamo detto che doveva essere chiaramente distinto dall'istituto della famiglia, avevamo detto che non ci doveva essere in nessun modo, né diretto né indiretto, il tema dell'adozione, diretto no alle adozioni da parte delle unioni civili, delle famiglie omosessuali, dei bimbi, dei bambini, no alla stepchild adoption, e infine avevamo detto che doveva esserci un chiaro, netto pronunciamento riguardo al tema dell'utero in affitto. I primi due punti sono compresi nel testo che è venuto al Senato, il terzo era quello che ovviamente dovevamo discutere con le mozioni. Ricordo, perché forse ieri pomeriggio è passato nella disattenzione, che la mozione di cui adesso parleremo e la proposta di legge conseguente, che è stata approvata dal Parlamento, è integrale quella di Area Popolare, integrale nella sua premessa e nel suo dispositivo. Così come è stata approvata la mozione integrale da parte della mozione presentata dal Partito Democratico. Per noi questo, e ho concluso, non è un passaggio indifferente, l'approvazione integrale della mozione, nelle sue premesse e nel suo dispositivo, perché è evidente che è un segnale politico importante, le mozioni sono atti di indirizzo al governo, della direzione che bisogna prendere, delle ragioni per cui bisogna prendere quella direzione. Per questo appunto forse Rocco, che è il mio vicario, e poi Paola illustra i contenuti della mozione, abbiamo voluto oggi dare questo segnale. L'altro dato politico che io sottolineo dal mio punto di vista è che esiste in Parlamento una larghissima maggioranza che coinvolge sia l'opposizione che l'attuale maggioranza, che non solo non vuole l'utero in affitto, ma vuole che si regolamenti in maniera chiara e netta proprio come reato e come in maniera evidente abbiamo stabilito che è un modo con cui si riduce la donna, questo è detto in maniera molto chiara, alla condizione di schiavitù.